Ed eccoci qua, bentornati nell'undicesimo episodio della serie principale di Minecraft. Ragazzi, non vedevo l'ora. E ragazzi, come ben notate, sì, ho la webcam, ragazzi. Cioè, non ho la webcam, ho fatto un pelo assurdo. Scusatemi, ragazzi. Ho il telefono, cioè, diciamo che è una specie di webcam questo telefono. Sto usando il telefono come webcam, in poche parole. E a breve la comprerò e mi arriverà. La prenderò su Amazon. Se mi interessa vi lascerò qua sotto il link in descrizione quale fotocamera, quale webcam compro. E ragazzi, lasciate like solo perché ho messo la videocamera. Va bene, dai, così. E ragazzi, iniziamo subito l'episodio. Allora, scusatemi se non vi guardo. Cioè, se non guardo sempre da questo lato, ma perché sto giocando e mi ci devo anche abituare. Allora, ragazzi, oggi si farà la farm di mob. Si farà il mob spawner. Allora, io direi subito di iniziare con... allora, sì, di prendere tanta, ma tanta, ragazzi, di quella cobblestone, perché, ragazzi, noi non andremo a fare una farm normale come tutte, no ragazzi, perché io non sono comunque il tipo di persona. Allora, andremo a fare una bellissima, ragazzi, ma bellissima, ragazzi, a dir poco, e a dir poco, ragazzi. Allora, si andrà a fare una farm a due piani. Quindi, ragazzi, dovete solo spolliciare per questo. Spolliciare come dei dannati, ragazzi, eh. Allora, prima di tutto si prende, allora, si lascia il manzo. No, il manzo, ragazzi, si mette a cuocere. Cioè, nel senso, io ho fame, voglio mangiare qualcosa, figa. E allora, questi pezzi di pietra non ci servono a niente, ragazzi. Dobbiamo prendere tanti pezzi di cobblestone. Poi, quando mancherà, si andrà a scavare in miniera come se non ci fossero domani. Poi, ragazzi, vi annuncio subito che forse al prossimo episodio faremo, vediamo un po', faremo il deposito, ragazzi, faremo un deposito di materiali e tutto, perché, ragazzi, il disordine a me non piace tanto. Noi intanto qua ci teniamo un po' di legno, ma non più di tanto, perché ci serve lo spazio per la cobblestone. Allora, perché sono deficiente. Io direi allora di lasciare anche questi e... Sì, ok. Comunque, ragazzi, se non avete visto il video di oggi, andatelo a vedere, sono le Skywards, ragazzi. È un video epico. Dico solo che è stato epico, ragazzi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Vi dico solo questo. Penso che avete già capito. Ve l'ho fatto capire anche se non ve l'ho detto. Però spero No, anzi, ragazzi, meglio che non l'avete capito. È più bello quando lo vedrete in quel video lì. Quindi andate a vedere. Ve lo metto qua sotto in descrizione. Pensi che questa cobblestone basti? No, non lo so. Allora, io direi di andare, anche se è notte perché non siamo agab. E questa costruzione, ragazzi, si inizia a fare da su. Ora, ragazzi, se non ricordo male, ho preso spunto da Stepney a fare questa costruzione. Non so se voi lo conoscete, è un youtuber famosissimo che a me piace, ragazzi. È il mio idolo, ragazzi. Lo seguo dai 100.000 iscritti. Per chi interessa, cioè, ragazzi, io dico il mio parere, ragazzi, si dorme perché fa bene, noi siamo vecchietti, non abbiamo più l'età per stare svegli e fare after tutta la notte come le belle fighe. E direi di andare. Allora, prima di tutto si chiude perché sennò entrano i moscerini. Questo qui è il portale del Nether che, ragazzi, dobbiamo migliorare. E questa qui, ragazzi, è la mitica fontana, cioè, ragazzi, è troppo bella, è epica. Allora, io tanto se guardo anche di qua perché sto controllando il tempo. Io direi di fare una... Ecco. Io direi ora... ci vediamo dopo perché c'ho da prendere i pezzi di... le slab di legno per fare poi tutta la piattaforma. E poi vi spiegherò la costruzione. A dopo. Io direi di andare... ragazzi, bastano 3 stack, dai. 3 strack, ragazzi, strack, da notare. 3 stack di slab di legno. Di quercia scura, ragazzi, quercia scura e di betulla, ragazzi, è la meglio secondo me. Però anche quella scura, cioè anche quelle altre non sono, cioè non sono male, però preferisco più queste. Allora, ragazzi, la mia idea era questa, che questa qui era la piazza centrale, no? E nella piazza centrale te vai avanti, 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 avanti. Tipo ora si fa una piccola piattaforma e poi si inizierà a fare il mob spawner, perché, ragazzi, è giusto che ci sia anche un minimo di piattaforma, se no che piazza centrale sarebbe, ragazzi, cioè deve essere grande. Io inizierei a farla subito di qua. Tanto qua si riempie tutto.
Cioè, ragazzi, sono a settimo cielo solo perché ho messo la webcam. Cioè, la webcam. Registro col telefono. Ragazzi, perché ce l'ho con questa webcam? Non ce l'ho ancora. Donate qualche soldo al povero Speedy Tiger che non ha soldi. Mamma mia. Ragazzi, come ho già detto, se non esitatevi a chiedere se volete fare tipo una partita con me. E si può anche, cioè tipo su un server, ragazzi, vi dico anche che, come ho già detto nello scorso video, che un mio amico ha creato un server, cioè lo sto aiutando a crearlo insieme a lui, lo stiamo creando insieme, però il server è suo. Poi ragazzi, quando sarà pronto metterò il link sotto in descrizione del suo server e ci potete giocare. Allora, io direi tipo di fare ma una stradina così, che sarebbe figo, non figa di più. Tipo una stradina così che porta di qua. E o se no ragazzi, sì. Va bene così. E ora qua ragazzi viene la costruzione. Però qua sotto ci dovrebbe essere proprio una piattaforma. Quindi ragazzi direi di andare più di qua. Ecco, che allora si fa il guaio, eh. Come viene ragazzi viene, eh. A me fotte sega. Va bene qua ragazzi, qua va bene. Io penso che vada bene. Se... Ora poi si vede ragazzi qua ho fatto un pasticcio, cioè è nel mio sangue ragazzi, è nel mio sangue. Allora io direi di fare così e di fare, boh, la prima base basilare, basta così, basilare. Intanto ragazzi da qua vedo come, ora devo vedere il video come si fa perché ragazzi non me lo ricordo più, l'ho fatto nell'altra mia mappa e ci vediamo dopo. Va bene ragazzi. Eccomi qua, allora sto già iniziando, vi faccio vedere che ho fatto una salita perché ragazzi il mob spanner in poche parole servirebbe, cioè nel senso i mob più in alto sei più spawnano velocemente e più facilmente spawnano ragazzi. Ragazzi io dovrei fare, allora vi spiego subito, due file di 8, cioè di 8 blocchi e poi, cioè fatela a 4 ragazzi, ora, cioè nel senso, per ora ve lo spiego veloce, poi... Se mai a fine video o nel prossimo video ve lo spiego meglio ragazzi. Perché ora è già un po' che mi sto mettendo un pochino a lavorare e ci vediamo dopo con la costruzione fatta. E va bene ragazzi, finalmente ce l'ho fatta dopo un bel po', ragazzi, dopo tanti secoli ce l'abbiamo fatta ragazzi. Allora, questa qui è tutta la piattaforma del mob spawner che ora vi andrò a spiegare e poi la dobbiamo chiudere ovviamente perché sennò non spawnano mob. Però questa domanda era sottintesa. Capito ragazzi? Quindi qua io l'ho detto. Allora, in poche parole ora qua vi spiego. Io qua beh, sono andato a creare la piattaforma che ora andate. Aspetta, mi sono perso, no raga. Ah, ecco. Questa qui è bella piattaforma. Vabbè, voi qua create una piattaforma di dai, di 4. Perché una serve per 1, 2, 3, 4, 5. Per i bordi, per non cascare. Perché i mob devono spawnare. Allora, in poche parole vi spiego. Poi qua voi fate una fila di 2 e andando per 1, 2, 3, però fino a 8, fino a qua. Facendo anche il bordo di 8 che ti protegge, perché quando spawnano i mob, poi qua te ci metti l'acqua e scendono. Che poi vi farò vedere tutto dopo. E così che ho fatto per tutti e quattro i lati. Ricordatevi sempre che devono essere 8 di distanza. E questo qui deve essere accanto a questo. Cioè ragazzi, dovrebbe formare tipo una croce, in poche parole. Con i bordi e tutto. Perché ragazzi, ricordate che l'acqua deve arrivare fino a qua. Così capite che è venuto bene. Poi ora farò anche, vedrò se farò anche il secondo piano, ma penso proprio di, cioè, sì, faccio il primo piano, scusate. Così meme, perché spawna più gente, ragazzi. Più vai su, più spawna più gente. Comunque ragazzi, ora quasi un'ora che sto facendo questa cosa, quindi lasciate like, supportatemi, ditemi cosa devo migliorare del mob spawner, cosa dovrei costruire in questa serie. Boh ragazzi, non lo so, me lo dovete vedere voi. E ragazzi, nella prossima settimana arriverà anche l'episodio di Micro Cubes. E ragazzi, ci vediamo dopo che vedete tutta la costruzione del mob spawner. E anche forse della soffitta. E va bene ragazzi, eccomi qua, finalmente ho finito questo mob spawner. Ragazzi non ho fatto l'altro piano perché, vi spiego, è un'ora e mezza circa che sto registrando ragazzi, non ce la faccio più. Ragazzi ci ho messo tutto il mio impegno, ho fatto il primo piano ragazzi, questo qui. E ragazzi vedo che sta procedendo bene perché ho visto da dentro che spawna. All'inizio ho visto che spawnava qualcuno, vediamo se è spawnato qualcuno.
Ci vedo un pochino. Oh cavolo ragazzi, ho fatto un fail della madonna. Ok, ragazzi, ho fatto un fail. Ho fatto un fail, no. Ok. Ora ragazzi, qua non lo vedete che spawno perché ovviamente è normale perché noi ci dobbiamo allontanare e più ti allontani più spawnano mob. Ora, ovviamente poi c'ho più tempo, ragazzi, in off camera farò anche l'altro piano e poi ve lo spiegherò perché è diverso, ragazzi, ve lo illustrerò perché è diverso. Ora vi faccio vedere come ho fatto il giù e poi si conclude il video. Allora, noi intanto andiamo giù. Nessuno, cioè ragazzi non ci caghiamo più nemmeno la farm di cosa? Di grano. Oh mio ragazzi, poi vedrò a provvedere a fare farm di patate tutto messo insieme perché è troppo bella. Allora, è uno sballo, mi piace ragazzi, mi piace. Allora, io ragazzi, a voi il video vi durerà quanto? 8 minuti, 9 minuti ragazzi, a me mi è durato, ci ho messo un'eternità ragazzi. E un'eternità ragazzi a dire poco, eh. Ci vuole tanto ma tanto tempo ragazzi per fare questo tipo di costruzione, ma ragazzi io poi alla fine c'è la soddisfazione. Ragazzi, questa qui è la mia cupola, la mia entrata. Appena entri qua c'è il mob e ti fa così. Qua. Ragazzi, dal colpo quando cascono si dovrebbero fare danno e si fanno leggermente male, cioè nel senso, o possono anche morire là sul colpo, ragazzi. Ora, poi in off camera cercherò anche di migliorare là sotto la miniera, perché avevo anche tanti progetti là sotto. Poi ragazzi andrà anche nel Nether. Ragazzi dobbiamo fare tantissime quelle cose, ma tante di quelle cose che non mi immagino quanto sono. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace. Se volete altri video con il mio telefono, che faccio, cioè che si inquadri la mia faccia, lasciate like. Lo porterò qua sempre anche su Atlas, ragazzi, che sarebbe bellissimo. E qui, vabbè, lasciate like, commento e iscrivetevi al mio canale. Qui da Speedy Tiger è tutto, bella!